È partito oggi da Roma il primo dei tre appuntamenti del Roadshow 2021, con un'altra tappa decisiva per la crescita e l'affermazione dell'associazione presieduta da Guido Grimaldi. L'inaugurazione del nuovo studio televisivo di Alice Channel, da dove vi stiamo trasmettendo e che ha ospitato stamane un talk condotto da uno dei protagonisti del mondo dell'informazione, quale Bruno Vespa, che tenne a battesimo nel 2017 anche il primo evento di Alice. Vediamo in merito un ampio servizio curato dal nostro direttore Roberto D'Antonio. A distanza di 4 anni si immaginava questo? No, assolutamente no. Ma una televisione è diciamo, nel core business oggi di una grande associazione? Beh, insomma, voi avete fatto una televisione per essere più che vicini, attaccati in qualche modo al vostro mondo, perché fare due notiziari giornalieri in questo settore io penso che non fosse nemmeno possibile. Complimenti perché ce l'avete fatta e questo dà un grande senso di comunità, eh. Quando è venuta l'idea e perché? Devo dire la verità che l'idea di Alice Channel è stata un'idea che abbiamo pensato molto, soprattutto durante la fase sanitaria, quella più critica, pensando di avere uno strumento, ma soprattutto di poter far conoscere al mondo l'ottimo lavoro che stavamo svolgendo. Io quando ero molto giovane credevo molto nelle televisioni via cavo dei centri residenziali, perché la televisione via cavo faceva sentire i condomini molto più vicini ai loro oggetti. Allora, questo è un grande condominio, ma appunto questa televisione di settore può avere un ruolo veramente fondamentale. Quello che avevamo capito e compreso è che non bastava un video e quindi un messaggio di pochi minuti a far capire e a comprendere quella che era la rivoluzione della cultura del trasporto e logistica, ma invece c'era bisogno di probabilmente un canale, una trasmissione, un telegiornale che lavorasse appositamente con l'idea di far conoscere quello che era il lavoro quotidiano svolto da quelli che sono stati considerati, dopo gli operatori sanitari, i veri eroi di questa pandemia. Oggi, secondo lei, il rapporto tra associazione di imprenditori e politica ha cambiato passo? Ma sì, perché voglio dire, anche la politica ha capito che la logistica è fondamentale. Perché stiamo andando bene con le vaccinazioni? Perché sono state affidate a un generale esperto di logistica. Un'ultima battuta sul governo Draghi. Sicuramente è una persona che ha l'autorevolezza e anche la capacità di mediazione per non essere risucchiato dai compromessi, per dare il proprio marchio, il proprio timbro ai compromessi, e questo sicuramente ha un senso politico. Lei ha detto nella sua relazione che ha sofferto anche ovviamente il mondo Alice, oltre 2 miliardi di deficit nel 2020. Il mondo politico sta raccogliendo l'importanza del settore dei trasporti e della logistica, quindi sta agendo in funzione di questi dati. A fronte di questa perdita non abbiamo avuto alcun tipo di ristoro e questo è il motivo per il quale noi abbiamo fatto una serie di istanze e di richieste importanti per i nostri associati, che aiutino non solo un filino a ristorare, ma soprattutto a far sviluppare diciamo, l'intermodalità, il trasporto sostenibile rispetto al passato. E visto che i virtuosi strumenti e contributi come Mare Bonus e Ferro Bonus hanno permesso oggi di spostare e sottrarre quasi 100 milioni di tonnellate di merci dalla strada verso il ferro e il mare, ma soprattutto hanno permesso un abbattimento di 3,5 milioni di emissioni di CO2 tonnellate in meno, questo è stato un fantastico, diciamo, una fantastica e poi ritenuta anche come best practice a livello europeo, che ci può consentire un ulteriore cambio di passo in un momento così difficile. Sul tema della green e blue economy per la ripartenza dei trasporti e della logistica si sono confrontati Francesco Vetrò, presidente del GSE, il gestore dei servizi energetici, Emanuele Grimaldi, amministratore delegato dell'omonimo gruppo armatoriale e vicepresidente dell'ICS, Federico Monga, direttore del Mattino, e Marcello Di Caterina, vicepresidente e direttore generale di Alice. Un confronto serrato dove la Green Revolution, più che un obiettivo, è ormai una realtà che il mondo del trasporto e della logistica sta affrontando attraverso investimenti sempre più sostenibili per il rinnovo dei propri parchi veicolari, dei propri treni, delle proprie navi, acquisendo mezzi a basso impatto ambientale e idonei al trasporto combinato via strada, ferro, mare.
È chiaro che gli operatori economici devono essere incentivati a fare una scelta di tipo ecologico e questo avviene chiaramente tramite degli impulsi che vengono dalle scelte sempre del decisore politico. I soldi ci sono sempre stati, soprattutto i fondi europei. Bisognava saperli spendere, non bisognava essere, come ha ricordato il dottor Grimaldi in una recente intervista, dei prenditori di Stato, ma bisogna essere degli imprenditori, come Grimaldi che investe. Quindi bisogna saperli utilizzare i fondi. Le amministrazioni devono essere in grado di venire incontro alle aziende che hanno dei progetti di sviluppo, che hanno la capacità di allargare la base produttiva. Questo è quello che si deve fare, questo è anche il rischio che noi corriamo con questo recovery, che poi questi soldi non vengano spesi per bene. Quello che posso dire, anche ricollegandomi a quanto aveva detto poco fa il direttore, è che quale che sia l'obiettivo è necessario che si formino le coscienze. Questo qui spetta agli operatori, spetta alle imprese, ma spetta soprattutto alle istituzioni. E quindi istituzioni come il GSE, che oggi rappresento, hanno il dovere, al di là della gestione degli incentivi, che sono, così come si è appena detto, la molla perché gli imprenditori accedano a questo nuovo modo di fare economia, di fare industria, serve anche che le coscienze siano pienamente rese consapevoli dell'obiettivo e soprattutto che il risultato sia funzionale alle future generazioni. Metterei un premio, probabilmente sotto forma di incentivazione, agli investimenti che riducono sensibilmente le emissioni. Quindi, per esempio, ma questo premio secondo me non deve superare il 30%, probabilmente anche il 20% è più che sufficiente. Cioè, tutti le aziende di logistica che hanno camion che sotto forma o di non tassazione o sotto forma proprio di incentivo, tutti coloro che hanno i camion serie, per esempio Euro 2, 3, 4, se li trasformano e comprano dei nuovi camion che emettono molto di meno, 20-30% di incentivazione. E puliamo e naturalmente avremo mezzi che in Italia inquinano molto di meno. Stesso discorso può valere per le navi. Se si fanno delle navi che provatamente riescono a emettere rispetto alle precedenti, non lo so, il 30, 40, 50% in meno per, diciamo, camion trasportato, per tonnellata trasportata, riescono a ridurre del 40-50% rispetto ai precedenti, 20-30% di incentivazione. Questo accelererebbe terribilmente il processo che già esiste e che già è in moto. L'evento, che nei prossimi giorni potrà essere seguito integralmente sui canali di Alice Channel, era stato anticipato dall'assemblea straordinaria del consiglio direttivo di Alice, durante la quale il presidente Guido Grimaldi prima e il direttore generale Marcello Di Caterina poi hanno illustrato ai consiglieri le numerose attività svolte dall'associazione in questi mesi invernali. Su tutte una profonda, proficua interlocuzione con il governo attraverso documenti e incontri diretti con diversi ministri per il giusto inserimento all'interno del PNRR di progetti funzionali al rilancio e sviluppo della mobilità sostenibile. Ma non solo, è stato anche accolto da parte del governo il forte appello di Alice affinché i lavoratori di trasporto e logistica fossero ricongiunti a quelle categorie prioritarie per la somministrazione dei vaccini. Un successo riconosciuto da tutti i rappresentanti delle imprese del cluster presenti fisicamente o collegati in remoto. E adesso, cioè trasporti, logistica, sostenibilità, questo roadshow, a che puntiamo? Ma adesso il prossimo appuntamento è sicuramente quello di Sorrento, si apre uno scenario diverso perché si può finalmente essere un po' più numerosi e sicuramente affrontare più temi e avere un'interlocuzione un po' più forte con i decisori politici, con gli stakeholder, e con i rappresentanti ovviamente delle istituzioni. Ecco, appunto, il rappresentante delle istituzioni, il governo con cui lei e il presidente Grimaldi hanno avuto numerosi
numerosi incontri in questa fase. Ecco, torneranno anche a Sorrento e ci si confronterà direttamente con loro? Assolutamente sì, noi stiamo puntando ad avere una grande presenza in questo senso, quindi questo serve per dare speranza, per dare un momento di riflessione a tutti quegli imprenditori che devono poter capire dove, come e quando riportare al centro gli investimenti. Si può dire che dal momento del dire si passerà al momento del fare. Noi ci passeremo subito e lo faremo assolutamente con la velocità e con il pragmatismo e con la rapidità che da sempre ci contraddistinguono. Quindi diamo a tutti appuntamento dal 1 al 3 luglio a Sorrento, all'Hilton Sorrento Palace, dove partirà la 3 giorni di Alice.